Venerdì siamo stati invitati all'Istituto Nazareth per la celebrazione dei 15 anni di vita dell'associazione Nausicaa nell'isola che non c'è. E quindi tra balletti coordinati e canzoni strappalacrime è stato conferito il premio intitolato Annuccia Fumo e Antonio Allocca. E allora ho pensato, quale tra questi attori di teatro interesserebbe maggiormente sentire ai fan di Alici come prima? Antonella Morea? Massimo Andrei? Gianfranco o Massimiliano Gallo? Ma poi è salito sul palco un uomo con una pettinatura familiare. Un uomo che mi aveva già conquistato 15 anni fa. Gianni Simioli. E il profilo pubblico l'ho voluto fare a lui. Gianni, innanzitutto voglio sapere se tu ritieni di essere meritevole di ricevere un premio. Ma i premi, come i soldi, creano sensi di colpa. Uno se li tiene e poi magari soffre. Io prendo il premio con un senso di colpa, mi porto a casa soffrendo, piangerò stanotte. Per cosa precisamente ti hanno premiato, lo sai? Mi hanno premiato perché dicono che io faccia un programma radiofonico molto ascoltato. E poi sai, la gente, pur di avere il personaggio famoso in uno spettacolo, si inventa il premio e robaccia, insomma, certo, per non pagarci. Poi ti danno questa targa qua che costa 5 euro, 6 euro alla fine, vabbè, insomma, la puoi manco squagliare, che fosse d'oro, d'argento, tu la squagli, fai un braccialetto per un battesimo, per un amico, per una comunione del tuo nipotino, purtroppo questo è. Però ci veniamo volentieri, siamo tutti puttane, tu lo sai, insomma, alla fine il cambio merci è il baratto, anzi, sta tornando vista la povertà che oramai ci circonda. Nella tua trasmissione radiofonica porti personaggi autoctoni antichi di nuovo in vigore, giusto? No, ma quando mai? Antico. Ma poi non c'è nulla di antico, c'è una cosa è antica quando non riesce più a comunicare. Secondo me oggi con la rete un sacco di ragazzi come te conoscono cose che io all'età tua non conoscevo, perché noi dovevamo per forza sentircele raccontare da qualcuno. Oggi noi ci mettiamo là, siamo autonomi, indipendenti, ci facciamo le scalette musicali, ci facciamo la programmazione cinematografica, insomma ce ne frega di quello che ci propongono i media tutti quanti insieme. Siamo tutti puttane, tu lo sai. Più difficile lavorare in teatro o in radio? Io ho fatto un paio di volte teatro, però preferisco la radio, uno perché non mi si vede, io che sono un pigro posso arrivare col pigiama, con la barba, senza i capelli tagliati come si deve, posso mettermi le dita nel naso, si può anche scorreggiare in radio, tenendo presente che poi gli astanti potrebbero soffrirne. In teatro non puoi farlo, viene amplificato dal microfono, dal silenzio, dalla platea. Quindi anche per questo ho scelto la radio, per poter scorreggiare tranquillamente. Com'è possibile farsi venire in mente tante parole una dopo l'altra in maniera così naturale, in radio dico? Ma non lo so, sai che a Napoli si chiama pupitola, vattela a studiare, oppure si dice in due modi quando uno parla molto, o uca pupitola catena, oppure uagliucca te magnata, cule gallina, si può anche scorreggiare, ecco. Probabilmente, essendo io figlio di macellaio orgogliosamente, è la seconda, mi avranno nutrito a culi di galline, ecco. Siamo tutti puttane, tu lo sai. Siate se stessi, che è la cosa più conveniente in questo momento. Non vi mettete in capo a essere voi stessi perché vi trovate a mesi guai. E siccome sono un romantico, siate se stessi. Ragazzi, se avete altro tempo da perdere, andatevi a guardare anche gli altri profilo pubblico. In compagnia di Antonio Bove, Carmine Tizzano, Vittorio Maisto, ma soprattutto Emanuele Vanacore, l'ispiratore del Siate se stessi.